Buonasera e ben ritrovati amici sportivi. La Coppa Friuli Memorial Romano Berlasso ritorna in campo con la quinta tappa in calendario a Goricizia di Codroipo, denominata Goricizia Imperiale. Stavolta a imporsi è stato Alefom Ekebedev Ararse, eritreo dell'Atletica Buia, mentre tra le donne bis di Daniela Morassi dell'Aldo Moro Paluzza. Ararse ha completato gli 8,9 km, gran parte dei quali susterrato in 30 minuti e 59. Seconda e terza piazza per due portacolori dell'Atletica Malignani Liberta Sudine. Francesco Nadalutti, 31 minuti e 2, ultimo a cedere al vincitore, e Luca Guatteri, 31 minuti e 33. Dalla quarta alla decima piazza troviamo Michele Flumian ed il Marquez Sandrin, Giuseppe Puntel, Sportiamo, Augusto Senerchia e Gabriele Orlando, Atletica Buia, Lucio Decker, Atletica San Martino Cop Casarsa, Marco Segrado, Aldo Moro e Franco Plesnikar, Atletica Buia. Sentiamo il vincitore. La Coppa Friuli sta dimostrando di avere una varietà di vincitori che solitamente non c'era negli anni precedenti. Raccontaci un po' la tua gara. Sì, oggi la gara, come era un po' caldino, però è andata bene. Comunque sì, meglio venire a fare qualche gara prima di fare altre gara. Allora oggi ho fatto con la gara con Nadalutti e fino alla fine è andata bene, è stato bravo anche lui, cioè, mi ha aiutato anche a fare assieme, no? Invece di fare da solo la gara abbiamo fatto assieme. Beh. Anche Nadalutti seguirà la pista, come stai immagino facendo tu. Quali sono i prossimi impegni? Quello in casa, qui in pista? Sì, spero il 1° giugno di fare un 3.000 qua in pista, sempre a Codroipo. Sì, yes. Obiettivi sui 3.000? Spero di fare meglio, non so, però dipende la gara e la giornata, vediamo quello giorno. Tu non ti sbilanci mai, quanto hai di personale sui 3.000? 8,46. Sì. Bisogna migliorare quindi? Sì, bisogna migliorare, bisogna fare. Le prossime tappe di Coppa Friuli le farai ancora? Dipende, perché se non ci sono altre gare davanti o vicini lo farò, sì. Soltanto in preparazione, diciamo. Sì, 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 certo, sì. Bene, in bocca al lupo, Alefom, buona giornata, la vittoria ti farà passare una buona domenica. E tra le donne, dopo Pozzuolo del Friuli, Daniela Morassi si afferma ancora in 35 minuti e 34 e si mette alle spalle la compagna Desi Salvadego, 35 minuti e 56. Terzo gradino del podio per Alionka Kornienko, Atletica Buia, quindi al quarto e quinto posto Stefania Aleschiutta, Atletica San Martino Cop Casarsa ed Eva Vignandel, Fiamme Cremisi. Le parole della vincitrice. Daniela Morassi, alla seconda vittoria in Coppa Friuli, si sta progettando qualcosa di importante per questo finale di Coppa? Ma io ce la metto tutta, quindi insomma ogni gara è a sé, ma io cerco di andare il più possibile, quindi vedremo, tanto la gara quest'anno Coppa Friuli finirà in settembre, quindi insomma tutto può succedere, però insomma. Tu non parteciperai a tutto e qualcosa salterai per fare anche l'attività che ti piace, la corsa in montagna? Sì. No, ma quest'anno cercherò di farle tutte, l'altro anno ne avevo saltata una, ma quest'anno farò il possibile per esserci. Passo deciso, avversarie dietro, un'avversaria di casa, la Desi è andata comunque abbastanza bene dietro di te. Sì, no, oramai siamo io la Desi Alionka, della stessa categoria, ce la giochiamo, ma insomma oggi era caldo per tutti, è stato un po' più impegnativo, noi siamo abituati un po' a temperature più soft, sì, però insomma noi ce la mettiamo tutta. Prossima prova, Boss Bandito, no? Sì, sì, in coppia con mio fratello, cambiamo. Benissimo, magari una vittoria si pronostica anche lì. Ci vediamo venerdì allora a Ludaria. Grazie mille, ciao. Organizzata dall'Atletica 2000 Codroipo, la prova ha portato al traguardo 300 concorrenti in una mattinata afosa, accolti splendidamente nella caserma Paglieri, dove il 5° Reggimento Bianchi Lancieri ha messo in campo tutta la professionalità e la competenza di cui è capace, affiancando i promotori della logistica, ma non solo. Ha preparato il pasta party, schierato i mezzi in dotazione al reggimento con personale al servizio della curiosità dei runner, aperto al pubblico il museo storico. La parola del comandante colonnello Francesco Tanda. Colonnello, una magnifica manifestazione ospitata da un sito meraviglioso. Sì, quest'oggi i Bianchi Lancieri hanno aperto le porte della caserma Andrea Luigi Paglieri, la nostra sede di servizio, per questa bellissima manifestazione sportiva. Un anno fa circa il presidente dell'Atletica 2000 mi ha
prospettato questa possibilità di organizzare insieme una manifestazione podistica di questo genere. Io subito ho accolto molto favorevolmente questa proposta per due motivi. Prima di tutto per la questione dello sport e qualsiasi attività sportiva, noi che siamo cavalieri e quindi anche impegnati con l'equitazione, qualsiasi forma sportiva, quindi dicevo, è ben accetta e sicuramente è da favorire. E poi per una questione un po' più legata alla nostra presenza qui a Codroipo. I Lancieri di Novara sono fin dal secondo dopoguerra sempre qui a Codroipo e quindi noi ci sentiamo come parte della popolazione, e questa è parte del Medio Friuli. Quindi una possibilità di aprire le porte e far vedere ai nostri concittadini dove lavoriamo, come lavoriamo, e con che mezzi lavoriamo è sicuramente una buona occasione da sfruttare. Quindi ecco, questi sono i due motivi che ci hanno spinto a organizzare insieme all'Atletica 2000 questa bellissima giornata di sport. È stata una magnifica giornata, a parte il caldo, questo lamentavano i corridori, ma quello non è certamente una colpa vostra. Poi la vista di questi mezzi statici, poi avete anche aperto ai visitatori il museo storico, è una mattinata che, a detta dei corridori, andrà in archivio con un ottimo ricordo. Beh, sono contento che sia gli atleti che, per quanto dopo la fatica provata nei quasi 10 km di corsa, si sono riusciti anche a vedere quali sono i nostri mezzi. Appunto, abbiamo organizzato una piccola mostra statica sui principali mezzi che vengono utilizzati dal reggimento, e poi le sale storiche che sono molto importanti per noi, perché il reggimento è un reggimento che è stato fondato nel 1824 e nella storia trae la forza per poter andare avanti, perché con l'esempio di chi ci ha preceduto ci guida nel presente, e quindi noi conserviamo con molta cura e gelosia questi nostri ricordi, e quindi è un piacere far vedere chi eravamo e perché siamo così in questo momento. Bene, colonnello, io la ringrazio a nome di tutti i podisti che sono stati felicemente sorpresi di questa location, di questa ospitalità. Tra poco ci saranno le premiazioni, dopodiché vi occuperete anche delle pasta party. Quindi, amici sportivi, grazie al colonnello, alla caserma, a tutti i volontari che hanno dato una grande mano per questa bella riuscita della quinta edizione della Coppa Friuli. Io saluto, ringrazio e spero che sia un arrivederci. E da parte sua l'Atletica 2000 Codroipo ha messo in campo le forze migliori per offrire ai runner una corsa da ricordare. Qui si sta facendo atletica di qualità a 360 gradi, visto che oltre al nutrito settore master condotto da Franco Castellani, la squadra vanta un gruppo giovanile di livello con la regia di Matteo Tonuti e tecnici all'avanguardia, tra i quali Giavedoni, Di Lorenzo, Bonessi, Rovere e tanti altri. Stelle che brillano, tra le quali Costanza Donato, 14 secondi e 22 sui 100 ostacoli, e recenti studenteschi, senza dimenticare Luca Campeotto, che a Rieti ha siglato il nuovo record italiano dei 400 metri, 56 secondi e 66, staccando il pass per i mondiali paralimpici di Londra. Il presidente Pier Giorgio Iacuzzo ha partecipato alla gara. Lo abbiamo intercettato all'arrivo, sentiamo. Percorso molto bello, molto ben tracciato, una giornata bellissima, una location veramente bella. Avete fatto una grande scelta, qui c'è un'ospitalità meravigliosa. Chi si è occupato? Tu in prima persona o i tuoi collaboratori? I miei collaboratori, dico la verità, perché io sono molto impegnato sul lavoro e ho delegato quasi tutto, ma sono stati veramente all'altezza. Atletica 2000, una fucina di iniziative, questa è soltanto una delle tante. Presto avete anche delle gare su pista e poi avanti. Qual è l'attività invece tua da maratoneta? Mi sto preparando per gli italiani in pista, master a Orvieto per i primi di luglio. Primi di luglio, la preparazione com'è al di là del lavoro? La preparazione è mattina presto, mezzogiorno e alle volte anche la sera. Grazie Pier di questa grande ospitalità. Grazie mille, salve.
E noi ritorneremo con la gara di Gorizia con immagini e interviste nella puntata di sabato alle 18.45 e replica alle 20.30. Intanto venerdì incalza la sesta prova. Si salirà all'Udaria di Rigolato con l'associazione Piani di Vas. Sentiamo il presidente Lino Fruc. Lino Fruc, venerdì abbiamo questa bella gara all'Udaria di Rigolato, la staffetta del Boss Bandit. Presentacela. Allora, ci troviamo venerdì 2 alle 8 con ritrovo concorrenti e iscrizioni presso il circolo di Ludaria, il circolo Endas di Ludaria. La gara è valida anche per la Coppa Friuli punteggio di società. Vale sia la gara individuale che la staffetta. Si può correre in tutte e due le formule. Anche uno può fare staffetta, uno può essere uno in Coppa Friuli che fa la staffetta e uno no. Comunque il punteggio vale per la società sportiva. È una gara, una bella gara, non è difficile, ha un dislivello di 200 metri in andata e 200 in ritorno. La staffetta, diciamo che è un po' più impegnativa l'individuale. Ecco, diciamo che è sotterrato, sì. L'ospitalità magnifica, organizzazione del Piani di Vas, sì. Un segnale, digli un messaggio ai concorrenti qua. Messaggio ai concorrenti, venite tutti a Ludaria, che bello fresco questo periodo. Ed è tutto per stasera, cari amici sportivi. Nell'augurarvi buona serata vi rinnovo l'impegno per sabato. Ci rivedremo alle 18.45. Buona serata a tutti.